Conferme e smentite. Il vicepresidente Walter Di Leo, intervenuto questa mattina a Calcio Market, il calciomercato originale, ha fatto il punto sul mercato del Barletta. Praticamente certi i ritorni di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi del centrocampista Gaetano Zingrillo e dell'attaccante Gianni Lorusso. Il primo ha giocato nella passata stagione a Corato, il secondo ha raggiunto invece la finale nazionale di Coppa Italia Dilettanti con la maglia della Vigor Trani. Danno i dettagli, ma dovrebbero firmare a breve, quindi possiamo considerarli dei nostri calciatori. La società presieduta da Mario Di Miccoli e Vincenzo Bellino è alla ricerca di un altro elemento per la zona nevralgica del campo. Tutti gli indizi in tal senso portano ad Alessandro Scialpi, che nella passata stagione a Gallipoli ha messo a segno 8 gol in eccellenza. La concorrenza però non manca anche da categorie superiori. Scialpi è un giocatore che non devo presentare io, perché al di là di quello che ha fatto lo scorso anno è stato un calciatore sotto i riflettori, ha fatto parte anche di diverse nazionali giovanili. Quindi è un calciatore di assoluto livello. Certo, non posso negare il nostro interesse, però altrettanto devo dire che la concorrenza è agguerrita, quindi fare il possibile per portarlo a Barletta, anche se, ripeto, non sarà facile. C'è anche qualche squadra di Lega Pro di lui, quindi è chiaro che per un ragazzo di 26 anni non è facile decidere di rimanere in eccellenza, anche se Barletta è una piazza che comunque si fa sempre gol a tutti quanti. Stando alle parole di Walter Di Leo, intanto Giuseppe Telera, ex Vigor Trani, non indosserà la maglia del Barletta per problemi lavorativi. Telera lo escludo a priori, perché il ragazzo non si discute, il calciatore nemmeno, però cioè, da giugno sapevamo che ha dei problemi lavorativi, quindi molto probabilmente non resterà in zona e addirittura probabilmente non continuerà nemmeno a giocare a calcio, quindi posso sicuramente escludere l'arrivo di Telera a Barletta. Molto probabilmente non arriverà un altro difensore, garantisce Di Leo. Avendo preso Daniele Bruno, Michele Aprile, comunque confermando Luca Varola e qualche ragazzo under che si sta mettendo bene in mostra nella preparazione, io penso che dietro siamo quasi a posto, quindi non penso che ci siano dei colpi imminenti, almeno per quanto riguarda le passate tratte. Difficilmente ci saranno altre novità in attacco dopo l'ingaggio di Gianni Lorusso. Abbiamo confermato Sani, sì. E abbiamo quasi preso Lorusso, abbiamo preso due esterni per il primissimo ordine offensivi come Negro e Bassi, quindi io penso che anche davanti siamo a posto.